Napoli, il dottor Nicola Lombardo. Buonasera, buonasera a tutti. A passa che ho una comunicazione importante da fare. E allora? Basta sto casino. Sì. Allora, buonasera a tutti. Buonasera, Doc. Vi volevo... Ti volevo mettere un po' di sottofondo. Che mister Garcia ha deciso di tenere la squadra in albergo per prepararsi bene alla partita con la SPAL. Ci sarà però un'intervista con Romedio Menghini, ex sindaco di Rimero. Sì. Parleremo dei problemi della valle e anche sì. Quello degli occhi. Sì. Sto scherzando. Lo facciamo un applauso a tutti quelli che nel Napoli lavorano. Ci sono tantissime persone che voi non vedete, l'ho detto anche quando abbiamo vinto lo scudetto, ci sono tante persone, adesso Nicola è qua, ma ci sono davvero tantissime persone che lavorano nel marketing, nella comunicazione, nella sicurezza, quindi un abbraccio davvero grande a tutti quelli che non possono salire su questo palco per motivi di spazio, ma partiamo subito. Vi presento il nuovo arrivato, il mister, tutte le mani su! Per Mr. Rudy Garcia! Bene, bene, bene! Capisce? Mr. Garcia! Aspetta, facciamo dire una parola a Mr. Garcia. Mr. Garcia che si è già presentato bastone e carota, che è quello che ci vuole in questa società. Cosa vuoi dire, mister? Sei contento? Guarda quanta gente! Si va perdita d'occhio! Che posso dire? Che c'è una cosa che mi è stupito da quando sono arrivato, è la felicità dei tifosi, però meglio che cantano, no? Questo è bello. Quindi grazie per i vostri cori e il vostro sostegno alla squadra. Grazie a voi, mai decibel, è tutto tuo, il resto. Mister, c'è una grande, grande squadra con te, c'è una grande squadra e non parlo dei giocatori ma parlo del tuo team. Vice allenatore Claude Pichard, collaboratore tecnico Stefan Jobar. Match analyst Simone Beccaccioli. Atletico Paolo Rongoni. Vice preparatore atletico Francesco Cacciapuoti. Assistente preparatore atletico Giuseppe Trepiccione. Preparatore dei portieri Alejandro Rosalén López. Il nostro team manager Giuseppe Santoro. Sul palco lo staff medico capitanato dal dottor Canonico e tutti i fisioterapisti del Napoli. Saluto e chiamo sul palco anche Ettore Prota. Adesso facciamo un piccolo gioco che ci ha portato, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, lo facciamo da un po' di anni, poi soprattutto per quelli nuovi, non so se voi conoscete tutte le caratteristiche dei nostri magazzinieri, ma ce n'è uno in particolare, chi è qua da qualche anno? Ci avete già capito? Allora, sto spiegando a quelli che sono arrivati da poco che noi abbiamo dei magazzinieri straordinari, però ce n'è uno che ha delle caratteristiche, diciamo, abbastanza uniche, e che quando parte una canzone lui entra così.
facciamo da tanti anni, Tommy, è una tradizione, è una tradizione. Tutti i nostri magazzinieri. Diciamo che l'entusiasmo non manca, l'entusiasmo non manca, lo dico insomma a favore di quelli nuovi. Vogliamo tutti i magazzinieri qua sul palco, salutiamo anche Antonio Di Paolo che non c'è, che è a Napoli, ma è naturalmente con noi. E allora, siamo pronti? Siamo pronti a presentare la squadra campione d'Italia. Partiamo con lui che ha appena rinnovato e che ieri sera si stava scatenando con il rap, numero 95, Pierluigi! Numero 16, Nikita Contini! Il nostro numero uno, Alex! I difensori! È arrivato da un po', ma è entrato nei nostri cuori con i suoi travestimenti, con le sue maschere, con il suo costume da supereroe, con il numero 5, Juan! La barba qua in ritiro, ma è sempre lui, con il numero 6, Mario! È diventato papà da poco con il numero 17, Mattias Oliveira! Il nostro numero 55, Leo Ostigard! E sorrido, il numero 13, Amir! Numero 59, Alessandro Zanoni! Centrocampisti con il numero 99, Frank Zambo! Numero 4, Diego Demme! Oh!
10 giorni prima di me. Anche se insomma, la sua famiglia cambia poco, già erano insieme, ma si è sposato da poco e ha segnato un gol fantastico che ha fatto emozionare tutti sul finale di stagione l'anno scorso. Numero 70, Gianluca! Numero 68, Stanislav! Numero 26, Koli Sacco! Con il numero 31, Karim Zadatka! Con lui chiudiamo i centrocampisti, poi passeremo agli attaccanti. Il nostro numero 20, Piotr! Allora, decibel, siamo troppi, quindi prima di passare agli attaccanti io chiedo a tutti quelli che non sono i calciatori e il mister di salutare. Facciamogli però un applauso meraviglioso, un grandissimo perché applauso. È uno staff straordinario, fatto di persone che lavorano 24 ore su 24 per il Napoli. E lasciamo quindi grazie ragazzi, grazie adesso grazie. E mister Rudy Garcia, grazie a tutti, grazie vai Vladimir anche tu, vai. Ah, che bello che serata meravigliosa, facciamo un applauso a questo staff fantastico, fanno tantissimi chilometri, staff campione d'Italia, fanno tanti chilometri con la squadra, sono sempre con noi. Vogliamo presentare gli attaccanti? È il nostro messicano con il numero 11, Irving! Il numero 21, Matteo! Quel gol non lo dimenticheremo mai. Check! Arriva dall'Argentina il Ciolito, numero 18, Giovanni! Numero 23, Alessio! Un saluto ai nostri amici che ci guardano dalla Georgia. Sono diventati praticamente nostri fratelli. E allora lo presento con il numero 77, Kveja! Abbiamo tanti tifosi in giro per il mondo, tantissimi tifosi in America, tanti tifosi in Sud America, tanti in Asia, abbiamo tanti tifosi anche in Africa e anche in Nigeria, e lui arriva proprio da lì, il nostro numero 9, Victor! Qualche giorno fa sono stato a casa sua, a Ghivizzano, dove abbiamo fatto una festa incredibile, perché lui è un ragazzo d'oro e ripeto le stesse parole che ho detto là perché sono vere e lo rappresentano in pieno. Un grande uomo, un grande papà, un grande marito, un
grande capitano, con il numero 22, Giovanni! Nicola, sì, adesso ci sono altri tre personaggi fondamentali. Due sono in carne ed ossa, l'altro no. Edoardo e Aurelio De Laurentiis e la Coppa dello Scudetto. Prego, forza! Eccola qua la sorpresa. Eccola qui la sorpresa. Benvenuta Coppa, benvenuto Presidente, benvenuto Vicepresidente. Aurelio, tu volevi dire qualcosa, mi pare, vero? Ma sì, io innanzitutto ringrazio i nostri tifosi per i quali noi lavoriamo, per essere venuti così numerosi per onorare il Napoli, per onorare questa maglia che è la vostra e della nostra pelle. E io vi voglio dare una notizia. Non date mai ascolto ai media. Allora, noi stiamo lavorando per voi e per esempio, vieni qua, oggi il nostro capitano è stato rinnovato fino al 2029. Breaking news. Non lo sapevi nemmeno te, eh? Assolutamente no, notizia dell'ultima ora. Non lo sapesse nemmeno lui. Alzate il fascione. Ora mi tocca pagare la cena a tutta la squadra. No, non me l'aspettavo che lo annunciasse stasera e... Vabbè, ci tenevo a ringraziarla per questo riconoscimento che per me vuol dire tanto e poi naturalmente ringraziare tutti i miei compagni perché sono raggiunto questo rinnovo e il merito anche loro perché siamo una squadra e da solo non sarei nessuno, quindi un grazie anche a tutti voi e vi siete meritati la cena. E poi un saluto anche a tutti voi tifosi e ringraziarvi da parte di tutta la squadra perché insomma c'è tantissimo entusiasmo e allenarci con questo entusiasmo ci fa sentire meno la fatica, quindi grazie che ogni giorno ci fate vedere quanta passione e quanto amore avete verso la squadra e verso i giocatori, quindi grazie ancora e a presto. E da domani i rinnovi o i prolungamenti continuano e lì vedremo chi veramente ama il Napoli o chi invece aspira ad altri lidi, ma io devo assolutamente essere orgoglioso di aver avuto l'intuito, credo che non mi è mai mancato in questi 18 anni, di aver avuto l'accortezza, la sveltezza, la sintesi, la capacità di sintesi di fare un volo d'uccello e in 9 giorni, finita la festa del 4 giugno, avere qui con noi il nostro nuovo allenatore. Come il romanzo di Sepulveda, la campanella e il gatto. Allora Rudy, che promessa facciamo a questi meravigliosi tifosi? La stessa che il presidente, stessa promessa che il presidente. Allora guardate, facciamo una cosa,
voi siete venuti fin qui e io vi ringrazio perché venite dal nord, anche dall'Europa. Noi ci trasferiremo poi dal 28 a Castel di Sangro e lì veramente saranno giorni duri di preparazione, giorni duri di mercato dove la squadra verrà messa a punto in maniera definitiva e lì vi prometto che potremo verso il 12 di agosto dirvi dove l'anno prossimo potremo arrivare. Voi sapete che l'altro anno vi avevo promesso lo scudetto, quest'anno poiché abbiamo un nuovo allenatore, abbiamo una squadra in evoluzione, in costruzione, proprio grazie alla capacità di Rudy Garcia e dei suoi aiuti, dei nuovi preparatori atletici che si sono uniti anche ai precedenti che avevamo, e quindi è una squadra straordinaria e il 12 agosto io vi prometto che vi dirò, come feci l'altro anno anzitempo, forse mi sconosciuto in casa mia, quasi mi presero in giro, avevo promesso lo scudetto e lo scudetto è arrivato. Vediamo adesso il 12 che cosa vi posso promettere. Grazie! Grazie a tutti! Presidente, io direi, visto che ce l'abbiamo qua, abbiamo il capitano, abbiamo tutti, vi voglio tutti qua davanti con la coppa, tutti qua con la coppa, presidente, anche lei, perché l'alziamo di nuovo al cielo, e l'alziamo al cielo di Di Maro. L'alziamo di nuovo. Alzala, capitano. Grazie di cuore ragazzi, grazie per quello che avete fatto sul campo e grazie per quello che avete fatto per noi. Grazie! La squadra di diavoli, diavoli con le corna. Hai usato la parola, eh? Grazie Nicola!